aveva paura del buio. Non ho mai avuto altre figure femminili se non le signore delle pulizie che venivano a fare le pulizie a casa quando papà lavorava. Non ho mai visto una donna che veniva a prendermi davanti a scuola, una mamma che mi insegnava a fare i compiti, niente di tutto questo. Io la mia vita l'ho passata con mio fratello. Avevo 10 anni e mio fratello ne aveva 12. Dormivamo nel lettone con papà. Non sapevo che papà fosse malato e non sapevo neanche che quella era l'ultima sera che avrei dormito con mio padre. Mio padre muore e io mi ritrovo da solo con mio fratello. E dopo 4 giorni c'è una riunione di famiglia, ci sono gli zii e io sento dire che gli zii non mi potevano tenere né a me né a mio fratello. Sento parlare di orfanotrofio, vado da mio fratello e gli dico: ma adesso che ne è di noi? E mio fratello mi dice: boh, non lo so, però vedrai che non ci separano. E poi fortunatamente arrivano i nonni, arrivano i genitori di mia madre, ci prendono e ci portano con loro. E io ho dei bei ricordi, ho ricordi di una stanzetta, di 2 letti accanto, delle pareti bianche piene di fotografie, la fotografia di mamma, la fotografia di papà, le nostre fotografie, il soffitto illuminato con le stelline che quando si spegneva la luce si vedevano, e noi due che giocavamo e che scherzavamo. Tutto questo passa quando lui ha 15 anni e suo fratello ne ha 17, perché muore prima il nonno e poi la nonna. E a quel punto non c'è più nessuno. E rimangono davvero loro due. Quando rimangono loro due, lui mi dice che suo fratello va da lui e gli dice: adesso puoi contare solo su di me. Io ti proteggo, io ci sono, io non ti mollo. Lui mi ha detto, ero più piccolo, lui ha iniziato a lavorare, faceva altro che scaricare delle cassette d'acqua e poi lavorava in uno studio dentistico. Io stavo a casa, facevo le pulizie, mi dava anche qualche soldino, ma nella sostanza mi manteneva lui. Mi ha detto, la mia adolescenza non è stata facile, sono stato molto molto ribelle. Mio fratello ha preso le botte per via mia, più di una volta mi ha sgridato. E poi pian piano, quando avevo 18 anni, ho iniziato a capire. E quando ho iniziato a capire, mi sono innamorato di una ragazza che viveva in Svizzera. E un giorno sono andato a mio fratello e gli ho detto: guarda, penso di aver messo la testa a posto e voglio andare in Svizzera a raggiungere questa ragazza. Mio fratello mi ha fatto la valigia, mi ha accompagnato all'aeroporto, mi ha detto: stai attento, ci siamo abbracciati e sono partito. Non sono mai tornato a vivere in Italia, sono diventato chef e se sono diventato chef lo devo a lui. Vediamo la consegna. Ciao Maria, oggi mi trovo a Napoli e